Tragico risveglio domenica mattina al porto di Fano, dove una giovane mamma, Eva Minardi, di 40 anni, ha deciso di togliersi la vita a casa del compagno, in via dello Squero, impiccandosi all'asta della doccia con la cintura di un accappatoio. La donna, che lascia una bimba di appena 7 anni, abitava in un appartamento nel quartiere di Bellocchi, dove lavorava come barista. A ritrovare il suo corpo, intorno alle 10, è stato il fidanzato, un marinaio di 54 anni, che si è accorto della tragedia solo al risveglio, ma la morte della donna risalirebbe a diverse ore prima. Sotto shock ha chiamato il 118, ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto sono poi intervenuti i carabinieri di Fano, comandati dal capitano Alfonso Falcucci, che per far chiarezza sulla vicenda hanno condotto l'uomo in caserma dove è stato interrogato. Pare che il rapporto della coppia fosse logorato da tempo, tant'è che i vicini di casa hanno raccontato di frequenti litigi tra i due. E le loro testimonianze in un primo momento avevano fatto pensare a un omicidio, un'ipotesi scartata fin da subito dalle forze dell'ordine. Infatti, da una prima ricognizione cadaverica sono stati esclusi segni di violenza sul corpo della povera vittima e la versione dell'uomo è compatibile con la ricostruzione dei militari e con quello che hanno rinvenuto nella stanza da bagno. Il magistrato di turno ha poi dato il via libera per il trasferimento della salma all'obitorio, dove nei prossimi giorni verrà eseguita l'autopsia, un incarico che ancora ad oggi non è stato affidato. Nel frattempo, come da prassi, l'abitazione è stata posta sotto sequestro fino al risultato del referto autoptico.